piano strategico metropolitano è una grande opportunità per la collettività del Comune di Ischia. Noi abbiamo immaginato di candidare una serie di progettualità finalizzate a recuperare alcune zone periferiche del nostro territorio, quindi un recupero urbano, altre progettualità finalizzate a recuperare il verde. Noi sappiamo che la nostra isola, ma così come la provincia di Napoli, è stata interessata da una patologia fitosanitaria che ha fatto morire molti pini nelle nostre pinete, e quindi immaginiamo, grazie ai fondi che perverranno al Comune di Ischia, di intraprendere delle campagne di ripiantumazione di altre specie arboree in modo tale da rigarantire in prospettiva il verde al nostro territorio. Abbiamo anche progetti afferenti il mondo dell'istruzione, in modo particolare per le attività sportive connesse all'istruzione, con riqualificazione di alcuni campi che si trovano anch'essi nella zona periferica del nostro comune. Sicuramente daremo un contributo importante a questo piano strategico, che è interessante perché tende a coinvolgere le 92 municipalità di cui è composta la città metropolitana in un piano di rilancio urbano che segua una connotazione unica, un indirizzo unico, e per questo secondo me è un'iniziativa apprezzabile. Quindi avete già individuato anche uno o due obiettivi da realizzare attraverso anche i fondi che saranno accompagnati al piano strategico? Con l'ufficio tecnico si sta valutando più di uno o due obiettivi, con diverse progettualità che seguono la filosofia che io prima in precedenza rappresentavo. Adesso, materialmente, da un punto di vista burocratico, ci saranno i vari passaggi tecnici finalizzati ad una veloce attività di realizzazione e di concretizzazione di queste progettualità. Abbiamo progetti che sono divisi per stato di avanzamento progettuale, abbiamo dei progetti esecutivi così come dei definitivi e dei progetti di fattibilità che porremo all'attenzione, e parlando con il direttore generale, il dottor Cozzolino, abbiamo appreso che già dal mese di maggio o giugno sarà possibile sottoscrivere le convenzioni che poi metteranno materialmente i comuni in condizioni, laddove abbiamo progetti esecutivi e cantierabili, anche di intraprendere le procedure per l'affidamento dei lavori e realizzare quindi concretamente e velocemente questi interventi sul territorio.